Ringrazio tutti voi, ringrazio i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa, perché un grazie per loro non è sicuramente né scontato e né formale, perché rappresentano la ricchezza. Questa dei circoli è stata per me una questione, diciamo, centrale da un punto di vista anche di campagna elettorale dell'ultima, quella del congresso. Non per parlare del congresso, perché insomma è passato un po' di tempo, certo non si è chiuso ancora, ma insomma, credo che presto rimedieremo anche a questo, visto che poi di scadenze e di incombenze, ai noi, ce ne sono talmente tante che poi per fare le cose e per farle bene ci vuole come anche un po' di tempo. Come immagini il futuro della Basilicata e quale ruolo pensi debba avere la politica e il PD in tale prospettiva? Gli amici, dobbiamo provocare Antonio su un punto per il quale io rivendico un po' di chiarezza, ed è il tema che ha trattato Dino. Poi arrivo un po' pure alla tua cosa, che mi interessa. Possiamo scambiare un po' le cose. Ora, questo tema comanda il centro, comanda le periferie, è il dilemma di questo paese, non solo della Basilicata e del Partito Democratico. La storia è fatta di centralismi, di atteggiamenti, di poteri delegati, poi di neocentralismi, oscilla in una, come dire, in una schizofrenia, potrei dire, anche istituzionale, che non fa bene al paese. Perché Pasquale, si è fatto un gran parlare prima di abolizione delle province e ora di rinnovo del Presidente e Consiglio, ma le province sono state abolite o no? Qual è il tuo pensiero in merito anche in funzione della rappresentanza del governo dei territori? Il problema della riorganizzazione istituzionale è un problema sostanziale che sta nella riforma, nelle riforme cosiddette costituzionali che si vuol tentare di mettere in campo. Io ritengo che le province, per quanto diceva anche Carlo, non solo non sono state abolite, si è definita meglio la propria, diciamo così, la funzione, che in alcuni casi era ridondante e incomprensibile e per certi aspetti anche inutile, perché non riusciva a dare risposte alla popolazione. Centralità dei circoli, rete, territori, dei vari interventi, faccio sintesi Carlo, rete, territori, e quindi io mi chiedo, e chiedo, insomma, credo che sia una domanda che incuriosisca anche la platea, qual è il modello di partito che hai in mente per poter quindi governare? Non la completa. Innanzitutto grazie, ho fatto un po' tardi perché abbiamo appunto qualche problemino da affrontare, e soprattutto un applauso ad Adele, perché qua mi ha portato bene sia quando sono venuto la prima volta, abbiamo lanciato la campagna per le primarie, e sia adesso, e vi chiedo veramente scusa per il ritardo eccessivo che ho fatto. Qua bisogna farlo il partito, forse non è chiaro, perché poi io apprezzo molto il senso sia visionario di Dino e sia quello molto concreto di Carlo Chiurazzi, però noi dobbiamo guardarci in faccia e dirci le cose come stanno e come siamo messi, se no nessun modello organizzativo, e poi dirò, è in grado di aiutarci. Poi voglio ricordare a Carlo che io sono stato segretario regionale del PDS e dei DS, e mi sembra di aver candidato alla presidenza della regione, mi sembra uno di Matera, mi ricordo vagamente, per dire che il fatto che sia di Potenza non mi ha mai fatto dimenticare il senso unitario di questa regione. Poi non può piacere perché era forse un po' comunista, però dal punto di vista territoriale un potentino ha eletto una volta vicepresidente e poi presidente della regione, un obbligo prima che politico morale nei confronti dei lucani di trovare la nostra unità.